Buongiorno a tutti, benvenuti o ben ritrovati a MacroLibrarsi Live, un'iniziativa di macrolibrarsi.it. Io sono Romina Rossi e in collegamento con noi quest'oggi c'è Monia Caramma. Benvenuta Monia. Buongiorno, grazie. Eccomi. Eccoti, ora ti vediamo. Benvenuta al nostro webinar. L'argomento di oggi è sicuramente qualcosa di interessante perché parliamo di OGM, additivi, coadiuvanti, alimenti migliorati che spesso e volentieri troviamo negli alimenti di cui ci cibiamo quotidianamente. A volte anche leggere l'etichetta non basta, e ci sono termini che sono complicati, non è spesso facile per una persona che non è del mestiere capire certe terminologie. Altre volte magari acquistiamo d'impulso convinti da pubblicità o claim accattivanti che ci fanno percepire quell'alimento come benefico e salutare, salvo poi in un secondo momento renderci conto che non era proprio così. Quindi saper leggere le etichette è fondamentale soprattutto per la nostra salute, perché come dicevano i medici del passato, è la dose che fa il veleno, quindi poche sostanze tutti i giorni però rischiano di farci ammalare, di far male alla nostra salute. E quindi proprio oggi con Monia Caramma, che è una formatrice e autrice del libro La verità, vi prego, sul cibo, vedremo in che modo leggere le etichette, quali sono quei termini da tenere in considerazione per riuscire a capire se un cibo è veramente sano e salutare o se invece rientra in quello che purtroppo viene definito come cibo spazzatura. Ne parleremo fra un attimo, giusto il tempo di ricordarvi che la seconda parte del webinar è dedicata alle vostre domande e alle curiosità, a cui Monia risponderà qui in diretta, quindi se avete domande o dubbi potete scriverli nella chat di Zoom in modo che poi noi le giriamo a Monia da parte vostra. Lancerei anche il consueto sondaggio che sapete che abbiamo in ogni webinar. La domanda che abbiamo preparato per voi oggi è: sai cosa sono i coadiuvanti? Potete rispondere con un semplice sì o no, poi comunque più tardi nel corso del webinar vedremo i risultati e vedremo quanti di voi li conoscono già e quanti invece ancora non li conoscono. Allora, Monia, direi che, come detto prima, saper leggere l'etichetta è fondamentale. Non sempre facile perché molte volte rischia di passare una comunicazione su un alimento che poi in realtà non contiene tutte quei benefici, quelle cose naturali che dovrebbe avere. Quali sono dunque i termini da tenere in considerazione quando guardiamo l'etichetta di un prodotto? Una domanda che richiede, no, richiede uno spazio infinito. Allora, in generale, la prima cosa è controllare che il fronte dell'etichetta, cioè quello che viene chiamata la denominazione del prodotto, corrisponda realmente agli ingredienti. Perché? Perché molto spesso, soprattutto con gli ingredienti di moda, la quinoa, i semi di chia, quindi il grano saraceno, gli ingredienti consideriamo pregiati, quindi la canapa, i semi di lino e così via, molto spesso li troviamo nel fronte, no? Cracker con quinoa, cracker con, non lo so, insomma, farina di semi di lino. E poi quando guardi gli ingredienti, quell'ingrediente pregiato è magari lo 0,2, l'1, l'1,5, è sempre molto basso. Mentre invece sul fronte l'invito all'acquisto, quello che dicevi prima, no? L'acquisto di impulso, quell'etichetta ti spinge a un acquisto di impulso perché tu lo guardi e dici: cavoli, c'è la quinoa. E anche quel con molto spesso è un po' nascosto. Per legge si chiama ingrediente caratterizzante e la legge prevede due possibili alternative. La prima è che l'ingrediente caratterizzante sia il 100% della costituzione del prodotto e quindi pasta di sorgo, punto. Nel secondo caso invece prevede che quello sia caratterizzante perché l'azienda gli vuole dare quella caratterizzazione, ma che possa essere liberamente in una percentuale anche dello 0,2%. Non esiste un limite minimo. La seconda cosa da tenere in considerazione è la quantità degli ingredienti del prodotto. Se ci sono additivi o no, attenzione, perché le industrie alimentari si sono fatte molto furbe e quindi anziché scrivere e
450 e 120, adesso scrivono direttamente la funzione e anche questo la legge glielo consente, perché la legge dice o metti la sigla o metti la funzione e quindi tu trovi emulsionanti, monodigliceridi degli acidi grassi, che detta così sembra sarà un ingrediente che farà una funzione. Se invece tu dici E471, no? Già una molla scatta nel consumatore. Da dire che l'E471 è sia un additivo sia un coadiuvante, e attenzione, perché o è estratto da fonte vegetale oppure è estratto da fonte animale, e per fonte animale significa gli scarti di macellazione, incluso principalmente il pancreas del maiale, ma anche i residui di cartilagini e di grasso. Come fare a sapere se i monodigliceridi degli acidi grassi dentro quel prodotto ci sono ovunque, soprattutto nei cibi per bambini, nei cracker, nei biscotti, molto spesso nella pasta senza glutine? E come fare a sapere se è di origine animale o vegetale? Non c'è modo, a meno che non sia espressamente dichiarato dal produttore. Altra cosa importantissima è la provenienza degli ingredienti, perché molto spesso ci troviamo con tantissimi prodotti extra UE e non sappiamo la provenienza, sappiamo per tipo di materia, no? C'è stato lo scandalo della farina di semi di carrube contaminata con ossido di etilene, c'è stato lo scandalo che poi non sono mai arrivati all'attenzione del pubblico, però c'è stato poi lo scandalo anche dei semi di chia, insomma ci sono stati tantissimi dei semi di sesamo, sono stati in ballo per 2 anni. L'unico modo per sapere cosa accade realmente non è tanto solo andare sul sito del Ministero della Salute, quello dei richiami alimentari, perché, come dire, è un po' parziale, mentre invece il RASF, che è il portale europeo, ti dà tutti i blocchi di tutte le nazioni e lì ti rendi conto anche da dove arrivano le materie prime e come circolano in Europa. E lì non solo non trovi tanto l'alimento già trasformato, ma trovi proprio il blocco della materia prima ed è interessantissimo. Quindi queste sono le cose principali da controllare quando si legge un'etichetta. E poi veramente la lista ingredienti è fondamentale. Evitare tutte le parole, quando anche c'è anche molta confusione sulla questione dei grani antichi, grani moderni. Però diciamo che capire... In generale una cosa importante, quando un alimento è trasformato anche sempre ha dei coadiuvanti di produzione che non sono espressi in etichetta e possono essere di tutto, possono essere oli minerali, possono essere sostanze chimiche. Pensiamo il vino, per esempio, il vino che è l'unico alimento che non ha ingredienti per legge sull'etichetta, in realtà contiene fino a 66 coadiuvanti ammessi dalla legge e dalla disciplinare. Quindi quando diciamo questo vino mi ha fatto venire il mal di testa, mi ha gonfiato, mi è venuta la dermatite e diamo la colpa ai solfiti, per esempio, sono allergico ai solfiti, in realtà dobbiamo chiederci quale di quei 66 coadiuvanti era presente nel vino, quali, perché il vino è fatto anche con l'uva, ma anche, e di questi 66 quali erano di origine animale, quali di origine vegetale, quali invece di origine chimica. Quindi c'è una... come dire, una molteplicità di aspetti da considerare. Allora, ti chiederei subito di ripetere qual è il sito che possono controllare per verificare la provenienza delle materie prime, così magari chi vuole se lo segna. Si chiama, è scritto è Roma, Ancona, Savona, Firenze. È il portale dell'Unione Europea nella quale c'è la libera circolazione, cioè sono tutti i blocchi di merci importate. Quindi se c'è una segnalazione alimentare arriva sul RASF. Perfetto. Visto che hai citato i coadiuvanti, vediamo che cosa hanno risposto con il sondaggio. Allora, la domanda era: sai cosa sono i coadiuvanti? Il 28% ha risposto di sì, il 72% ha risposto di no. Perché effettivamente sono cose di cui si parla poco. Come dicevi esatto. Tu, molte volte non arrivano nemmeno al pubblico e quindi non abbiamo poi strumenti per difenderci. Allora, li hai citati, però magari spiegaci in maniera più dettagliata che cosa sono questi coadiuvanti, qual è magari la differenza con gli additivi, che è un termine che già si conosce meglio, e che rischi possono avere sulla salute se mangiati quotidianamente con gli alimenti che portiamo in tavola.
Certo, allora parto con la loro definizione, che è l'articolo 7 del decreto legislativo 109 del 27 gennaio 92, cito testualmente. Per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, ok? Quindi non è un ingrediente, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, quindi alla base, oppure prodotti alimentari o loro ingredienti, quindi può essere non solo nel prodotto finito, ma può essere anche nelle materie prime a monte. Per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione che può dar luogo alla presenza non intenzionale, ma tecnicamente inevitabile, quindi attenzione, non è detto che i coadiuvanti tecnologici spariscano, di residui di tale sostanza o di suoi derivati, perché si innescano le reazioni chimiche, quindi non è detto che quella sostanza sia identica, perché può essere cambiata nella forma e nella forma chimica, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e che non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito. Chi poi stabilisce cosa rappresenta un rischio per la salute è tutto da chiarire. Perché? Perché EFSA, che è l'autorità per la sicurezza alimentare europea, che ha sede anche a Parma, in realtà sta analizzando molte di queste sostanze utilizzate come coadiuvanti tecnologici circa dal 2015 e su molte, anzi direi sul 90%, non è ancora arrivata alla definizione della pericolosità o meno, perché mancano i dati, uno, perché non ci sono studi epidemiologici, due, tre, perché le aziende alimentari non forniscono adeguata assistenza ad EFSA fornendo i dati di utilizzo e di processamento. Coadiuvanti tecnologici utilizzati, che trovate in tutti i prodotti da forno, che trovate nei succhi di frutta, che trovate praticamente ovunque, sono i cosiddetti siliconi. È il silicone alimentare, viene utilizzato tantissimo nella pasticceria, ma anche nelle brioche, in tutto, perché facilita il distacco della brioche o del prodotto dalla forma dentro quale viene cotto. Siliconi alimentari sono davvero ovunque. Abbiamo gli agenti schiumogeni, che sono delle sostanze chimiche, per lo più, che vengono utilizzate per tenere bassa la schiuma quando si cuoce qualcosa, per esempio i succhi di frutta, la birra, tutte le salse, tutti i sughi, tutti i condimenti che necessitano bollitura, tutto ciò che richiede cottura, bollitura oppure fermentazione, come è naturale nel processo, se facciamo la salsa di pomodoro a casa ce ne accorgiamo che viene sulla schiuma. Ecco, questi, però la schiuma per l'industria è un problema, perché più schiuma si forma e più si perde prodotto, perché quella schiuma è prodotto e non va bene per le rese, per il food cost, per il prezzo, per quello che l'azienda, l'industria deve guadagnare, e quindi si usano gli agenti schiumogeni perché costa meno un agente schiumogeno che la perdita del prodotto. Tutti i succedanei dello zucchero sono coadiuvanti di produzione, tutti i cereali perlati e lo zucchero brillato sono avvolti in una miscela di acqua e zucchero, oppure di olio e zucchero. Perché? Perché così rimane più brillante. I surgelati contengono grandi quantità di zucchero non espresso in etichetta. Pensiamo a, se andiamo dal verduraio e prendiamo le verdure, le tagliamo a pezzetti e le mettiamo nel freezer, le lasciamo anche solo una settimana, quando le tiriamo fuori sono tutte impaccate con i pezzi di ghiaccio, giusto? Questo non accade nelle verdure surgelate o nel minestrone surgelato, perché ogni pezzettino di verdura è stato immerso in una miscela di zucchero. Comunque tutti i succedanei dello zucchero sono coadiuvanti. Gli agenti antischiuma li abbiamo detti, e poi i siliconi e di nuovo i monodigliceridi degli acidi grassi, uno dei prodotti che consumiamo più ampiamente e che contiene coadiuvanti non dichiarati in etichetta è il pane, perché il pane contiene coadiuvanti a partire dalla materia prima, cioè la farina, molto spesso quella che va all'industria al 100%, quella che va nei panifici artigianali, bisogna farci la tara, contiene dei coadiuvanti, cioè queste sostanze che possono essere dal banalissimo acido ascorbico, ma ci sono anche gli enzimi, ci sono i monodigliceridi degli acidi grassi, ci sono tante altre sostanze che consentono, uno,
di prolungare la validità del prodotto. Due, c'è anche il glutine fra i coadiuvanti, fra parentesi. Due, di dare una miscela, una farina che sia facilmente lavorabile, perché il pane deve essere standardizzato e bisogna fare in modo che quando quel pane viene prodotto, cioè viene fatto l'impasto, che anche se viene giù la tormenta di neve, non c'è più la corrente, comunque quel pane deve lievitare, perché bisogna ammortizzare, l'obiettivo è ammortizzare le perdite del fornaio, industriale o non. Quindi attenzione, e anche se vi dicono no, ma il nostro pane è sempre verificare, anche se molto spesso persino chi compra i sacchi non è a conoscenza dei coadiuvanti che ci sono all'interno. Comunque, per divertirsi, digitate coadiuvanti di produzione su Google e vedrete che le aziende non si nascondono, ve lo sbattono in faccia quello che fanno. Ci sono i coadiuvanti nei formaggi, i formaggi sono pienissimi di coadiuvanti, c'è veramente di tutto, ci sono le standardizzazioni saline, ci sono le standardizzazioni del pH, c'è il gluconolattone, c'è veramente il caglio è addizionato. Poi potremmo aprire una enorme parentesi sulla ricotta, che dovrebbe essere fatta solo di siero, quindi se io voglio comprare la ricotta perché non è fatta con la caseina, cerco una ricotta di siero, però anche qui la legge è labile, la legge in realtà non c'è, e quindi troviamo delle ricotte che all'interno hanno la caseina e che hanno per esempio la crema di latte, perché così è più morbida. Ma la faccia dell'anima, se io voglio una ricotta è perché voglio quel tipo di prodotto, non voglio una roba sexy in bocca, ok? Quindi, in poche parole, non sapremo mai fino in fondo di un cibo che compriamo che cosa realmente contiene, perché no, non viene poi dichiarato in etichetta. Esatto. L'altra domanda che ti volevo fare invece, degli OGM e dei pericoli o dei presunti pericoli che possono avere sulla salute, si è cominciato a parlare da diverso tempo, da diversi anni. Credo che in Italia, ora non sono aggiornata, ma non sia partita ancora la coltivazione di alimenti OGM, non so se poi è modificato qualcosa, ma in alcuni paesi nel resto del mondo e anche in Europa stanno invece coltivando OGM. Cosa rischiamo? Rischiamo di trovare anche qui OGM negli alimenti che mangiamo senza saperlo, perché comunque in etichetta non vengono dichiarati, oppure c'è una tutela per il consumatore? Allora, la questione è molto molto sottile. Dal punto di vista legislativo, in Italia, in Europa in generale, eccezione fatta per Spagna e Portogallo, non si possono coltivare OGM. Okay? C'è la nuova tecnologia che si chiama CRISPR e consente di ottenere un OGM senza dichiararlo OGM. Allora, spieghiamo. L'OGM è un organismo, supponiamo un vegetale, a cui viene aperto il DNA e viene inserito uno spezzone di una specie diversa, che può essere un insetto, un batterio, può essere qualsiasi cosa. Quindi si inserisce questo spezzone di DNA di una specie diversa, quindi specie vuol dire che è una roba animale o insetto e non è un vegetale. Si richiude, si fa codificare e poi si vedono le variazioni. La tecnologia CRISPR, che è stata messa a punto, meglio, è sempre esistita, ma è stata resa a basso costo durante la pandemia da due scienziate che hanno ottenuto il premio Nobel, tra l'altro, consente di aprire il DNA, inserisco lo spezzone della specie diversa, richiudo, faccio codificare, riapro, tolgo lo spezzone e richiudo perché quello è già andato in codifica. Quindi ho utilizzato la tecnica dell'OGM, ma il prodotto finale non saprò mai se è un OGM. A questo tipo di sperimentazione, il governo italiano, nella legislazione precedente, quando c'era ancora la ministra, ha dato il via libera. Però di fatto sul territorio non è ancora iniziata la sperimentazione e speriamo che si rallenti il più possibile. In Giappone esiste il pesce OGM ottenuto con questa tecnologia CRISPR. Quello che arriva sulle nostre tavole può contenere OGM perché la legge, anche qui, ci dice che fino allo 0,2% di geni dell'alimento che mangiamo potrebbe essere OGM, perché ci potrebbero essere delle contaminazioni che possono essere avvenute ovunque, non tanto in Europa, ma tutto quello che importiamo da extra UE, dove dicevi perfettamente che gli OGM sono consentiti. Pensiamo al Brasile, dove vendono i pomodori, le patate OGM, no?
Adesso si stanno facendo delle coltivazioni in Africa, OGM, in Cina, in India, in Pakistan, sono in India un po' meno, ma in quei paesi sono sdoganati, ma in tante altre nazioni. Il problema fondamentale degli OGM, ed è quello che, come dire, viene un po' taciuto, rimane sempre sotto, è invece nel latte e nei prodotti di origine animale non bio. Perché? Perché nel convenzionale, negli allevamenti convenzionali, il 90%, ma oserei dire anche di più, degli alimenti è diogene OGM, maiali. Se poi pensiamo che i maiali, la maggior parte dei maiali che si utilizzano per i salumi arrivano dall'Olanda, non nel senso che sono stati allevati in Olanda, ma la ricerca, la sperimentazione di quei maiali arriva dall'Olanda e sono tutti maiali geneticamente migliorati, nel senso che si è lavorato sul loro corredo genetico affinché fossero belli cicciotti. Quindi quegli animali mangiano mangimi OGM, oltre alla questione antibiotici, e polli, tacchini, appunto maiali, mucche, tutto, e questi OGM, poiché nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, non è che se l'animale li mangia poi chissà dove finiscono, spariscono per magia, finiscono nella realtà all'interno dei tessuti, nel latte e in tutti i prodotti derivanti dagli animali, quindi in realtà chi mangia convenzionale si ritrova gli OGM nel piatto. E non solo quelli, purtroppo, perché poi esatto. C'è tutta la questione di antibiotici, farmaci e quant'altro. Guarda, uno studio bellissimo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è la prima volta che accade nella storia del nostro pianeta, nella quale l'OMS ha messo in relazione l'emergenza di resistenza fungina, che vuol dire candida e tanti altri funghi che attaccano anche noi, con l'utilizzo di chimica in campo e sugli animali. Quindi non c'è solo l'antibiotico resistenza, adesso c'è anche la fungino resistenza. Come a dire, piove sempre sul bagnato. Gli altri alimenti di cui magari si parla meno, ma che sono comuni, ho scoperto leggendo il tuo libro, insomma, fra gli alimenti che mangiamo, sono gli alimenti geneticamente migliorati. Qual è la differenza rispetto agli OGM e che impatto possono avere anche questi sulla salute? Allora, gli effetti sulla salute degli OGM ad oggi non li conosciamo. Di sicuro sappiamo che mangiando OGM si ha un'alterazione della struttura proteica anche del nostro organismo, no? Tutto quello che mangiamo causa delle reazioni biochimiche all'interno del nostro corpo. Gli organismi geneticamente migliorati sono quei vegetali o animali che il cui DNA viene aperto e vengono accesi o spenti dei geni affinché codifichino una determinata mutazione, ma non viene inserito lo spezzone di un'altra specie. Ok? Faccio un esempio. Il grano, quando trovi semola di grano duro, grano tenero, quello è quasi sicuramente un geneticamente migliorato. Perché? Perché è propedeutico all'utilizzo dell'industria, nel senso che all'industria serve un cereale che dia un risultato di sofficità, bianco se è farina di grano tenero, giallo se invece è farina di grano duro. Anche qui basta andare sul sito Syngenta, SIS, per trovare tutto il catalogo di tutti i grani possibili e immaginabili, ma questo vale anche per tutti gli altri cereali e per tutti gli altri vegetali. Il pomodoro di Pachino, l'eccellenza italiana, nella realtà il seme è un seme di una multinazionale israeliana, la quale un giorno, aveva una succursale in Italia, ha preso questi semi, li ha dati in mano e ne è stato poi il consorzio del pomodoro di Pachino, ma quello è un seme geneticamente migliorato. Tutto ciò che è registrato è geneticamente migliorato, quindi varietà di zucchine. Consideriamo che Nazzaneno Strampelli, che è stato quello che ha inventato, che ha dato il là a tutte le modifiche genetiche, e torniamo indietro agli anni 20-30 del Novecento, nella sua vita professionale ha modificato 800 specie vegetali. Dentro c'era di tutto. Quindi in realtà le mele che mangiamo sono tutte GM, a meno che non sia una varietà antica, tipo la mela annurca,
ma tutte le altre sono GM che hanno dei nomi AK47, il camut è un geneticamente migliorato, quasi tutto quello che mangiamo. Poi gli danno i nomi dolci, carini, no? che ci suonano bene. Prendi la mela. Io mi ricordo, ho una certa età, tu sei molto più giovane, ma le mele, quando anche solo 15 anni fa, tu la aprivi, la tagliavi e si ossidava. Cioè, dopo 30 secondi quella mela era nera. Fallo con una mela di oggi, non si ossida più. Perché? Perché l'ingegneria genetica è riuscita a modificare l'ossidazione, quindi ha agito sugli zuccheri per cambiare l'ossidazione del prodotto, quindi tu la apri e la mela non si ossida. È notizia recente invece che la Comunità Europea ha approvato l'utilizzo e la commercializzazione delle farine di insetti. Ovviamente si è aperta una diatriba anche su, insomma, possibili effetti che non solo sull'ambiente ma anche sulla salute. Qual è la tua opinione? È proprio indispensabile avere questo novel food o se ne può fare a meno? Allora, la questione della farina di insetti, che è arrivata adesso, ma in realtà la FAO ci lavora dal 2008, quindi a noi vediamo la coda, ma non vediamo la testa. Allora, la FAO ha iniziato a dire nel 2008 che bisognava coltivare insetti, cioè bisognava allevare insetti. Perché? Per due ragioni fondamentali. La prima era per la questione proteica, ma la seconda era perché la migrazione di persone in giro per il continente è talmente tanto alta che queste persone cercano le loro abitudini alimentari, no? E quindi, siccome in dogana comunque i sequestri erano veramente elevati, allora hanno detto: c'è, che li richiamiamo novel food. Pensa che il fonio, che è un cereale senza glutine, è stato dichiarato novel food in Europa nel 2019. Quindi che si arrivasse agli insetti era prima o poi, come dire, prevedibile. Quando leggo che c'è questo pericolo ingente o pericolo terribile che nel pane, nei cracker, in quello che vogliamo, troveremo farina di insetti, anche no, per due ragioni. Uno, un chilo di farina di grano duro o grano tenero geneticamente migliorato all'ingrosso costa un euro, forse. Un chilo di farina di insetti all'ingrosso costa 13 euro, quindi cioè, è difficile che ci sia un errore così macroscopico. Due, e quindi che per caso la farina di insetti finisca in un prodotto comune. Due, gli insetti sono un allergene al pari dei crostacei, quindi se sul prodotto, se dico, no, non c'è una contaminazione diretta, ma gli insetti non vengono inseriti nel prodotto comune, ma ci potrebbe essere una contaminazione per crociata, perché utilizzati all'interno dello stabilimento, lo scopriamo perché negli allergeni sono dichiarati crostacei. E allora, se quello stabilimento non tratta direttamente il pesce, per esempio, allora, ed è un mulino, allora, e c'è l'indicazione crostacei, possiamo avere il ragionevole dubbio che in quel mulino o in quel sito produttivo si sia utilizzata farina di insetti. Però, come dire, non dobbiamo mangiarli per forza, cioè se li voglio mangiare li mangio, ma io nella mia esistenza futura, a meno che non si muoia di fame, non ci sia una carestia terribile per cui ne va della sopravvivenza, non penso che mai li incontrerò nei prodotti che mangio, cioè in una pasta di monococco, in un pane di monococco, di timilia, difficilmente troverò degli insetti, ecco. Senti, tu hai cambiato la tua alimentazione per motivi di salute, ti sei approcciata a insomma, un tipo di alimentazione più benefica per il tuo organismo e lo hai provato soprattutto con le farine, perché le farine non sono tutte uguali. Quali sono quelle più, diciamo, per chi ha problemi di salute intestinali o di infiammazioni, quelle che danno meno problemi? Quali consiglieresti? Allora, innanzitutto quelle antiche vere. Dipende, allora, io ho avuto il Crohn, perché sono andata in remissione totale della patologia, grazie appunto, come dicevi, al cambio dell'alimentazione. Bisogna stare attenti al contenuto di glutine, perché ci sono farine, per esempio la manitoba è il male assoluto, ma anche le farine, quando c'è
questa è una farina di grano pregiato. Pregiato per l'industria significa ad alto indice di glutine. Quando compro una pasta moderna, attenzione, non di grano antico, non di monococco, non di Timilia, non di Russello, non di Saragolla, sulla Saragolla bisogna fare dei distinguo, però non di Perciasacchi, e vedo i grammi delle proteine che superano gli 11,5, da lì in poi il glutine fa così, cioè proprio va in impennata. Quando poi ci sono 14 grammi di proteine, e non è un grano antico ma è un moderno, io dico sempre lasciamolo nello scaffale, ma tanto, cioè, ci fa meglio lasciarlo nello scaffale. Io ho avuto la remissione del Crohn grazie a un cambio di alimentazione drastico e appunto all'iniziare a curare la cultivar, perché non mi sta bene che mi dicano che un prodotto è a base di farina. Io voglio sapere quale farina, perché se ci sono 200 cultivar, nessuno mi dice quale farina è, perché non me lo devono dire? Perché l'industria mi deve tacere questa informazione se ne va della mia salute? E così io ho iniziato prima con il monococco, che è questo cereale straordinario che si coltiva anche in Italia e sulla cui rinascita finalmente si inizia a parlare, ci sono tanti piccoli agricoltori, è una semente autoprodotta, quindi non si compra al consorzio di Grazia, quindi non è un geneticamente migliorato, anche se ci sono aziende che l'hanno modificato e in quel caso ne dichiarano il nome, ed è un cereale che ha 19 grammi di proteine, per esempio, al 19% di proteine, quindi la regola di prima non vale per lui. È un cereale ricco di vitamina E, ha solo il 3% di glutine, la segale ha solo il 4% di glutine, tra l'altro entrambi sono bassi di nickel, che è un altro problema che affligge chi ha problemi intestinali. E poi a salire ci sono il farro di cocco, lo spelta, molto interessante è il turanico, che è questo cereale fantastico, che viene anche conosciuto con il nome di Saragolla. Il Camut, per esempio, appartiene alla famiglia dei turanici. Il Saragolla bisogna stare molto, molto, molto attenti. Perché? Perché un'azienda qualche decennio fa ha deciso di registrare con il nome Saragolla, che non avrebbe potuto, perché Saragolla è un nome storico, iscritto nei registri storici a partire, lo troviamo già nel 1700, però, come dire, anche il mondo dei brevetti ha le sue falle, e gli hanno fatto registrare con il nome Saragolla un grano duro geneticamente migliorato. Quindi quando compriamo Saragolla non possiamo essere certi se è l'antico turanico, a meno che non sia dichiarato in etichetta, o se è il grano duro Saragolla, se non andando dal contadino e dirgli: scusa, ma tu la semente te la sei prodotta da solo o l'hai coltivata o l'hai comprata? Perché se l'ha comprata è moderno, se l'essere prodotta da solo è quasi sicuramente quindi autoprodotta e quindi antica. La Saragolla lucana, stiamo tranquilli. E poi quando l'intestino si è un po' rimesso e quindi riesco a gestire un po' meglio il glutine, allora Timilia, Russello, Perciasacchi, questi sono i tre grani. Insolina è un grano fantastico, profumatissimo, che viene coltivato tra la fine delle Marche e l'Abruzzo, è un grano di collina, è un grano a cui piace è un frumento a cui piace il freddo ed è fantastico, ha un profumo, se ci fai il pane sembra, quando lo tiri fuori sembra il profumo del pane cotto a legna nel forno a legna, anzi anche se l'hai fatto nel forno normale statico di casa, cioè anche comunque nel forno di casa. E abbiamo tanti, il marzuolo che ha una storia fantastica, no? La Timilia che i dogi continuavano a comprare dalla Sicilia, a un certo punto hanno detto basta, cioè, perché dobbiamo sempre portarcela su e giù, facciamo che ce la coltiviamo noi, e hanno iniziato a coltivare il grano duro nei colli euganei, poi si è perso, ma c'è ancora qualcuno che fa questi grani meravigliosi, e questi sono quelli antichi veri. Ce ne sono altri piccoli, però diciamo il Verna, che anche di questo si parla tanto, è un grano che ha un V70, quindi ha un basso contenuto di glutine, e di Grazia è uno di quelli che ai genetisti dell'epoca, perché il Verna nasce negli anni 40, è uno di quelli che gli è venuto, io lo chiamo lo sfigato, cioè proprio lo sfortunato, gli è venuto male, volevano fare un grano rustico ma con un buon contenuto di glutine, invece gli è venuto rustico, brutto, secondo i loro canoni, e anche povero di glutine. Tutti gli altri, senatore Cappelli incluso, per chi mi conosce sa la battaglia che faccio contro questo grano, sono con contenuti di glutine, insomma,
elevati. Io non me li sarei potuti permettere e anche oggi li evito coscientemente. Grazie Monia per questa interessante chiacchierata e ci hai dato veramente delle informazioni a volte anche demoralizzanti, perché abbiamo scoperto di non avere poi strumenti per poterci difendere da quelli che sono quelle sostanze che ingeriamo pur senza saperlo, e però da qualche parte bisogna pur sempre cominciare, quindi tanto insomma bene che qualcuno ce lo dica, ci faccia presente che comprare alimenti molto lavorati, molto conservati, si rischia di poi cibarsi anche di queste sostanze. Tutte queste informazioni comunque tu le hai riunite nel tuo ultimo libro, che è in prevendita, che si chiama La verità, vi prego, sul cibo. Vediamo anche la slide che potete trovare anche su macrolibrarsi.it, manuale di sopravvivenza alimentare, dove appunto capitolo per capitolo tu illustri quelli che sono i problemi, le sostanze nascoste appunto negli alimenti conservati, quelli dell'industria alimentare che troviamo nei banchi del nostro supermercato. A chi consiglieresti la lettura di questo libro? A tutti i consumatori, a tutte le persone che vogliono davvero scoprire cosa c'è nel cibo, perché prima ho visto passare una domanda, no? Diceva, ma i coadiuvanti ci sono anche nel bio? Sì, ci sono anche nel bio, il coadiuvante è dappertutto, quindi quando una persona pensa di saperne del cibo, io sono tantissimi anni che ci lavoro e ciò nonostante ogni volta scopro qualcosa di diverso. Io visito le aziende alimentari, quindi parlo con i trasformatori, quindi a tutte le persone che davvero vogliono sapere cosa mangiano. E perché non è detto che poi, accidenti, non sappiamo più cosa mangiare. In realtà no, perché nel momento in cui io so come è stato trasformato il cibo, ho anche l'alternativa, e soprattutto se sto male, se ho problemi di nickel, se ho una SIBO, se ho un bambino piccolo o in fase di svezzamento o di crescita, avere queste informazioni mi consente di scegliere, perché la consapevolezza ti dà la possibilità di scegliere, altrimenti se non sai o se non vuoi sapere rimani sempre fermo lì, poi non puoi, come dire accidenti, mi è venuto addosso questo, o accidenti, mi succede questo e non riesco ad uscirne, no? Anche tanti problemi di candida che ci sono adesso, che è stato riconosciuto il legame con i pesticidi e i fungicidi. Se smetto di mangiare roba con fungicidi e pesticidi, posso dare la colpa a tutti gli zuccheri del mondo, ma se quando cambio l'alimentazione evito questo e mi depuro, le cose cambiano anche nella candida. Senti, qual è il tuo consiglio? Perché qui molti si sono demoralizzati dicendo non possiamo mangiare più nulla. C'è una regola? Come si fa a scegliere il cibo più sano? È sempre, ovviamente, meno lavorato è e meglio è, perché più rimane come è stato coltivato e meno probabilità ci sono che poi subisca delle lavorazioni e subisca delle aggiunte successive. Però, visto che ormai abbiamo tutti una vita abbastanza frenetica, non è neanche facile fare la spesa andando a selezionare poi piccoli produttori piuttosto che negozi che hanno solo un certo tipo di alimenti. Qual è il tuo consiglio per poter portare comunque in tavola un alimento che sia il meno cibo spazzatura che sia il meno contaminato possibile? Sì. Allora, innanzitutto, se compro bio, la provenienza, no? Per esempio, tonnellate di basmati. Ah, il basmati adesso sembra il riso del futuro, che senza basmati non abbiamo mai potuto vivere. In realtà in Italia abbiamo l'alternativa fantastica che si chiama riso chicco lungo B, inverto sempre, riso chicco lungo B è il nome della famiglia, è identico al basmati ma è italiano, quindi la quantità di coadiuvanti, di sterilizzanti, di fungicidi è praticamente inesistente. Perché? Perché è un riso nazionale, lo possiamo trovare come riso chicco lungo B, lo troviamo come riso Apollo, riso Emma, Gange e così via. Quindi quando faccio la spesa,
come dire, uno, la provenienza. Se è europeo è passabile, va bene, se è italiano tanto meglio. Se arriva da Spagna e da Portogallo, io glielo lascio anche volentieri sullo scaffale, perché sono due paesi che non brillano neanche nelle verdure e nella frutta, anzi soprattutto nei vegetali. Glieli lasciamo benissimo nelle loro serre. Poi c'è anche tutto il problema del caporalato, che è molto serio in quelle nazioni, soprattutto nella Spagna. Le alternative si trovano, basta leggere bene la lista ingredienti. Meno ingredienti ci sono, meno c'è la possibilità che quell'alimento sia stato addizionato di coadiuvanti. Quando sui formaggi e sul pane siamo certi, a meno che non ce lo facciamo in casa, che sia addizionato di coadiuvanti, ok? Stiamo attenti a tutti i prodotti della carne trasformati, assolutamente, quelli tantissimo sono da controllare, però non è impossibile, cioè anch'io vivo campo e ho due figli, un adolescente terribile, uno di 9 anni, che potete immaginarvi, no, io quello non lo voglio, io quello non lo mangio, quello mi fa ingrassare, quello no, quello non lo mangiano i miei amici, cioè non c'è da diventare matti, però si riesce a dribblare, si riesce, poi è chiaro, la volta che hai voglia di mangiare, andare a mangiare la pizza, la mangi, poi la patisci per 3 giorni. Però c'è, quindi se devo scegliere la pasta, io personalmente la scelgo di monococco, di perciasacchi, di timilia, di farro, tantissimo. Quindi scelgo all'interno dei grani, che sono tanti, italiani, di Saragolla Lucana, scelgo all'interno dei grani italiani. Se devo fare l'insalata di riso, non uso il riso, o uso il monococco in chicchi, o uso la segale. E che tra l'altro aumenti anche la tua quota proteica e di antiossidanti. Quindi come dire, la possibilità di dribblare c'è assolutamente, è anche abbastanza facile, non è così complicato. Basta semplicemente la prima volta magari perdi mezz'ora al supermercato, perché la prima volta ti sfianchi, la seconda ti sfianchi un po' meno, la terza e dalla quarta in poi vai in automatico. Poi comunque si cominciano a conoscere le aziende che fanno, esatto, magari che hanno un occhio in più di riguardo e, esatto, non utilizzano sostanze nocive. Esatto. Ci chiedono se anche, hai parlato di coadiuvanti nei formaggi, se anche il formaggio del piccolo caseificio può contenere coadiuvanti. Sì. Quindi anche per esempio quello che fa il formaggio, insomma, con le mucche su e poi lo vende, può comunque... Allora, può contenere coadiuvanti, se si conosce direttamente il produttore, la cosa migliore è chiederglielo. Assolutamente. Ci sono dei bravissimi produttori. Io, per esempio, quelli che fanno la ricotta di solo siero, li metterei nell'Olimpo, perché sono onesti, perché non hanno bisogno di prolungare la shelf life del loro prodotto. Ci sono tanti piccoli produttori di formaggi molto virtuosi, e mi piace anche chiamarli eretici, no? Perché vanno controcorrente, quindi continuano a fare un bel prodotto. Basta chiederglielo. Sugli OGM c'è ancora tanta confusione. Francesca, per esempio, scrive: io so che molti alimenti OGM lo sono a partire dal seme, e quindi anche questo non ti garantisce che poi non ci sia, insomma, OGM, che ci sia, non ti garantisce che non ci sia OGM nel prodotto finito. Come si fa in questo caso? No, in realtà se il seme è OGM, il prodotto è OGM, e in Europa è impossibile la coltivazione, è proprio vietata la coltivazione, tranne che in Spagna e in Portogallo, perché la legge, quando è entrata in vigore, in realtà là già si coltivavano, e quindi quelle nazioni non hanno aderito. La legge ammette che ci sia fino allo 0,2% di geni geneticamente modificati all'interno di qualsiasi prodotto. Ci può essere una contaminazione, ma di fatto che un alimento OGM tale, quindi che nel prodotto finito ci sia un OGM vegetale, è molto difficile in Europa, eccettuata appunto Spagna e Portogallo. Molto più probabile che ci sia nella carne e nel latte. Laura invece, sempre a proposito di OGM, chiede: qual è il vantaggio di avere degli ortaggi e degli animali OGM? E il vantaggio è notevole, perché gli ortaggi sono tutti a prova di peste, malattie, ossidazione. Vengono fatti per piacere ai consumatori. Le fragole sono quasi tutte OGM, tutte. La grandezza, si conservano meglio, sono standardizzati, quindi non c'è pericolo che la mela venga bacata o che venga stortina o che venga. Vengono tutte belle, perfette, come le mele di Biancaneve, meravigliose.
La stessa cosa vale per le zucchine, quindi si abbattono in campo i pericoli, le possibilità che ci sia una perdita, le possibilità che un terreno non vada bene, perché poi si agisce anche sul terreno, no? E per l'industria, per chi produce ovviamente c'è una minor perdita, una minor possibilità di perdita, per l'industria c'è una maggior facilità di trasformazione. La stessa cosa vale per gli animali, perché se un maiale normale pesa 150 kg e un maiale geneticamente migliorato ne pesa 350, adesso sparo un numero a caso, ma le proporzioni sono quelle, ovviamente. Poi ci sono i maiali da grasso, da carne, ci sono i maiali da salume e così anche lì ci sono le varie categorie, ci sono le mucche da latte, le mucche da carne, eccetera. Ci sono sempre state nella storia, ma adesso sono molto di più, perché l'allevamento è molto più specializzato. Emilia chiede, e quando in etichetta troviamo scritto carboidrati di cui zuccheri, quale deve essere la percentuale ideale di zuccheri rispetto ai carboidrati? Perché anche allora, qui ci sono differenze. Qui c'è questa bellissima cosa. Per l'Unione Europea e per l'Italia il quantitativo massimo, cioè il quantitativo, il WNR, il fabbisogno quotidiano, la R, scusate, il quantitativo giornaliero indicato di zucchero è 90 grammi. Okay? Ora provate a pesare, mettete sulla bilancia e metteteci dentro 90 grammi di zucchero. Okay, quindi quello che un adulto che in buona salute che consuma 2000 kcal al giorno, è 90 grammi è il massimo a cui può arrivare. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che può essere criticata sotto tantissimi aspetti, ma su alcuni punti è ferrea, ci dice, signori, 50 sono già tanti, facciamo che arriviamo a 25. Ok, quindi 25 grammi di zuccheri aggiunti sono quelli che una persona normalmente dovrebbe consumare. Ok, una mela ne contiene 15. Se prendi cereali da colazione ti spaventi per quanti ne hanno. Le bevande vegetali idem, quindi semplicemente anche lì la prima volta mi metto lì e calcolo, anziché bere 200 ml di bevanda vegetale, magari ne bevo 100 ml o magari ne bevo 50 ml. Ma 25 grammi è la quantità massima consigliata ad un adulto di buona salute come quantità di zuccheri, quindi quel valore di cui zuccheri deve essere il più basso possibile. Attenzione però, perché le etichette alimentari non sono sempre vere, quindi la legge consente che il valore nutrizionale non sia ricavato dalle analisi di laboratorio su quell'alimento, ok, ma consente che siano ricavate dai software. E l'alimento, le proprietà nutrizionali di un alimento cambiano se crudo o se cotto. Per esempio la pasta cruda ha un certo quantitativo di zuccheri, nella pasta cotta sale anche del 30%. Quindi quello che vediamo in etichetta, anche lì nei valori nutrizionali, noi non siamo assolutamente tranquilli che sia il valore vero degli zuccheri, dei carboidrati e delle proteine. Quindi il mio consiglio è, quando vedete di cui zuccheri aumentatelo di default del 20%, così ci fate la tara e siamo tranquilli. Roberta chiede, quando si trova sulla confezione la dicitura seme libero, vuol dire che è autoprodotto oppure ha un altro significato? Esatto, vuol dire che è autoprodotto, è una grande cosa, davvero una grande cosa. Miriam invece ti chiede qualche consiglio per disintossicarsi oltre a cambiare il tipo di alimentazione. Abbiamo degli straordinari alimenti che possiamo utilizzare come chelanti, quindi come chelanti naturali, ci sono i broccoli, attenzione però ai fitati, quindi tutto va sempre un po' bilanciato, non è che poi di roba ne devo mangiare tantissimo. Il coriandolo, il prezzemolo, anche se è un allergene, cioè anche se dà allergia, sono tutti alimenti che possiamo utilizzare con delle proprietà chelanti, la cipolla, l'aglio, quindi aiutano tantissimo, l'aglio poi è un antibatterico, la cipolla anche, a meno che poi io non abbia problemi di fermentazione, bisogna sempre incastrare tutto, no? Però questi sono dei vegetali straordinari che danno anche delle belle soddisfazioni, anche il monococco per esempio, tantissimo, io insisto molto con questo cereale, ma anche la segale è un ripopolante del nostro microbiota, assolutamente da utilizzare, c'è della segale straordinaria, ma veramente straordinaria, che non si sa, allora o si pensa alla segale ai paesi freddi e quindi la si va a prendere in Trentino, in realtà in Calabria abbiamo nella piana di Sibari, abbiamo delle
anche sull'Aspromonte, abbiamo delle coltivazioni di segale straordinaria, ma veramente meravigliosa, quindi ripopola il nostro microbiota, che ci aiuta tanto nel detox, ma vedi proprio la pelle che ti cambia. Allora, Nadia chiede: cosa si può fare a livello sanitario ed europeo per avere maggiore chiarezza sugli alimenti che mangiamo con etichette più descrittive e più grandi? Quando, per esempio, c'è la dicitura può contenere tracce di, come ci dobbiamo comportare, soprattutto in caso di intolleranze o di allergie? Allora, il tracce di è molto spesso un paravento. Le aziende lo mettono semplicemente perché non vogliono avere problemi di eventuali contestazioni del prodotto. Quindi a volte non ci sono neanche le contaminazioni, però le aziende lo mettono. Bisogna stare sempre molto attenti. Allora, adesso che c'è la questione insetti, attenzione alle dicitura crostacei. Il glutine, sempre stare attenti. Per esempio, un cereale per cui a me piange il cuore è l'avena, perché l'avena è un cereale naturalmente senza glutine, che però viene talmente tanto trattata male che viene lavorata in stabilimenti che contengono glutine, quindi molto spesso è contaminata. Attenzione se si è celiaci a quelle contaminazioni. Se si è allergici, potrebbe contenere tracce di, starei sempre attento. Tutto il frumento è contaminato con, tutto il frumento, la maggior parte del frumento è contaminato con soia e con senape. Molti cereali senza glutine, i legumi sono contaminati di solito con la senape, perché viene fatto anche nel bio, perché viene fatta la tecnica del sovescio, quindi prima vengono coltivate le leguminose, quindi attenzione sempre. Cosa si può fare in Europa? Si può fare un'azione non tanto sulla normativa, perché la normativa è fatta dalle lobby, si può fare tanto come consumatori per influenzare il mercato, perché il potere più grosso in realtà lo abbiamo noi consumatori, no? Il cibo è lo strumento di potere più grande che abbiamo, il più grande che ci sia. Se pensiamo all'alimentazione degli anni Ottanta e pensiamo all'alimentazione odierna, i cambiamenti che sono stati fatti grazie ai consumatori, perché abbiamo orientato il mercato. Quindi più noi consumatori scegliamo un certo tipo di alimentazione e più le normative dovranno cambiare. Purtroppo noi ci ritroviamo ad oggi con una legge, quella che regola in realtà tutto il mercato di produzione alimentare, che è una legge del 2011. Cioè, vogliamo parlare, passato il mondo nel frattempo. Ti chiedono cosa ne pensi della soia e se consigli gli alimenti come lo yogurt, per esempio, a base di soia. Allora, la soia è un cereale non sostenibile perché richiede una quantità d'acqua inimmaginabile e sappiamo tutti che grossi problemi ci siano, come il mais giallo, sono le due coltivazioni che richiedono più acqua in assoluto. La soia è al 99% delle coltivazioni geneticamente migliorata. Non esiste una soia che non sia geneticamente migliorata, a meno che non ci sia una varietà che qualcuno ha tenuto nel cassetto oppure nella banca dei semi. Non c'è il pericolo in Europa che ci arrivi soia OGM nei vegetali o nello yogurt o nella bevanda. C'è il pericolo che troviamo gli OGM se la soia nel mangime, che largamente utilizzato, degli animali oppure nel latte. Non penso bene della soia perché è un alimento che contiene tantissimi fitoestrogeni. Se mi devo cercare le proteine, me le cerco da qualche altra parte. E poi, ripeto, in generale è un cereale davvero non sostenibile. Francesca invece chiede: quando sulle etichette c'è scritto senza zuccheri aggiunti, dobbiamo crederci oppure anche lì ci possono essere insomma delle cose non veritiere? Allora, se sono prodotti senza zucchero aggiunto, se sono prodotti da forno salati o prodotti da forno in generale, non crediamoci, perché il coadiuvante potrebbero essere derivati dello zucchero, cioè potrebbero essere derivati dello zucchero utilizzati come coadiuvanti nelle materie prime. Se parliamo di succhi di frutta, a volte ci infilano dentro il succo di uva, che è uno zucchero, il succo di mela, che è uno zucchero, o tanti altri, quindi
è vero, magari non c'è il saccarosio, non c'è quello zucchero aggiunto, ok? Ma nella realtà, se non hanno utilizzato altri tipi di sostituti degli zuccheri, ci sono. Quindi sempre leggere l'etichetta, non stiamo mai tranquilli. Adesso ci sono un sacco anche di latti vegetali che vengono utilizzati al posto magari di quello di mucca. Quali sono quelli che subiscono meno manipolazione? Sono tutti uguali, assolutamente tutti uguali. Tutti vengono ottenuti nello stesso modo, o per premitura del cereale, o per bollitura del cereale e poi successiva premitura. Quindi in realtà sono tutti uguali anche lì nei latti vegetali. La discriminante importante è guardare la percentuale del cereale, più alta è meglio è, la quantità di zuccheri, perché ci sono per esempio latti di riso che hanno 5-6 grammi di zuccheri in 100 ml, che se consideriamo i 25 dell'OMS, ci siamo belli che fatti fuori la quota zuccheri della nostra giornata e la provenienza della materia prima. Lorenza chiede se l'aggiunta di amido modificato, che viene aggiunto sempre più di frequente, può comportare dei danni alla salute. Può comportare una produzione di muco, anzi abbondante muco nell'intestino, e quindi per chi ha problemi intestinali, poi una fuoriuscita di muco sotto qualsiasi orifizio del nostro corpo possa essere soprattutto per i bambini, questo vale. E ovviamente per chi appunto ha fermentazione intestinale è uno degli ingredienti che andrebbe assolutamente evitato. Amido e amido modificato. Cosa ne pensi invece del grano saraceno? Grano saraceno è un gran non cereale, nel senso che è un pseudo cereale, un vegetale, fantastico, occhio, perché il principale produttore arriva da Oriente e quindi sempre guardare la provenienza del grano saraceno. Ha un quantitativo nickel molto elevato, quindi non va bene per tutti, ma è un gran bel sostituto dal punto di vista anche nutrizionale, è un gran bel prodotto. Poi però attenzione sempre alla provenienza, perché dalla Cina ne arrivano a tonnellate. Gianni invece chiede se i coadiuvanti sono anche nel vino con etichetta bio. Sono anche nel vino con etichetta bio, anziché essere 66 sono 50. Invece Lisa chiede qual è il miglior sostituto al latte di mucca. Allora, il latte di mucca contiene la caseina è infiammatoria, quindi qualsiasi cosa succeda, soprattutto nei bambini, assolutamente da evitare. Ma io non ho problemi, lo bevo, mi piace, ma tu non sai cosa succede al tuo intestino, se si infiamma o no, perché finché non ti dà quel segnale, quando te lo dà è troppo tardi, meglio no. Quindi la caseina, anche quella, la lasciamo da un'altra parte. Latti vegetali, assolutamente sì, ce ne sono di sorgo, ce ne sono di molto validi anche con materia prima. Eviterei il latte di riso anche per il problema dell'arsenico, quindi sorgo, mandorla, abbiamo delle mandorle fantastiche in Italia, insomma ce ne sono varie di alternative. A proposito dei latti vegetali, molti sono addizionati con l'olio di girasole. Perché e che cosa comporta? Allora, dal punto di vista della salute non comporta nulla perché la quantità è bassissima, ok? Poi ci possiamo interrogare da dove venga quel girasole e come sia stato prodotto. L'olio di semi di girasole, come tutti gli oli di semi, vengono ottenuti tramite solventi e sostanze chimiche, perché la sola premitura del seme, in base anche a quanto è grande, non dà l'olio, quindi bisogna estrarlo. E poi si usano dei derivati del petrolio per estrarre ancora di più l'olio dal seme, quando proprio ci sono anche lì le prime, le seconde, le terze premiture. La quantità utilizzata nella bevanda vegetale è veramente irrisoria. Viene utilizzata perché così, quando lo beviamo sulla lingua, scivola meglio, perché l'olio è uno di quelli, il grasso, è una di quelle cose utilizzate insieme al sale e allo zucchero per farci raggiungere il bliss point, no? Il punto di beatitudine. Quindi se c'è un po' di zucchero, perché c'è naturalmente nel cereale, e c'è l'olio, a noi al cervello ci dice subito: ma sì, è fantastico, bevilo, e quindi noi lo beviamo. Attenzione, anche qui variamolo, cioè ci sono magari, faccio una settimana di bevanda vegetale e una settimana mi faccio il pancake e non lo bevo e poi riprendo. Anche qui, come dicevi, è la dose che fa il veleno, quindi tutti i giorni, 365 giorni all'anno, no, faccio vario.
Dolcificanti anche naturali che vengono utilizzati al posto dello zucchero, possono essere utilizzati, hanno anche quelli delle sostanze, insomma, poco salutari. Quali consigli soprattutto? Allora, se per dolcificanti intendiamo il fruttosio, anche quello lo lasciamo a casa sua, perché il fruttosio agisce direttamente, non va, il fruttosio è terribile, perché non dà l'effetto come il sul pancreas, per cui ho il picco glicemico, si innalza la glicemia o comunque lo scarico da lì, no? Poi c'è il meccanismo di compensazione dell'insulina. In realtà il fruttosio va direttamente sul fegato, miele, è l'esempio tipico di alimento pieno di fruttosio. Tutto quello che è lo sciroppo dei fiori del cocco, alto livello di fruttosio, quindi un indice glicemico alto, il miele di Mannuca, ma anche, come si chiama, aiutami, lo zucchero, il mascovado, tutti, lo sciroppo d'agave, lo sciroppo d'acero, tutti quelli sono ad alto indice glicemico e comunque vanno direttamente sul fegato. Dell'eritritolo si è parlato, se andiamo invece su quelli, come dire, non ottenuti da fonte vegetale diretta, si è parlato tanto e è stato dimostrato che questi dolcificanti in realtà hanno gli stessi effetti dello zucchero dal punto di vista biochimico nel nostro organismo. A me piace molto la stevia, non perché la utilizzi, ma perché quella è naturale davvero, ma non quella in cristalli, perché per ottenere quei cristalli viene no, innanzitutto la stevia viene sbiancata e per sbiancarla si utilizzano i solventi chimici, poi viene cristallizzata, quindi la bollono, la raffreddano, la bollono, la raffreddano, la bollono, la raffreddano finché non si creano i cristalli. Quindi invece si va, o si coltiva la pianta in casa, oppure si va in erboristeria e si compra la stevia che è talcata e verdognola, sono le foglie tritate finemente. Un altro zucchero invece con un indice glicemico basso, che è tutto italiano, lo si trova anche facilmente italiano, attenzione perché anche questo la Cina è piena e anche tutto l'Oriente, è la farina di semi di carrube, che si utilizzava tantissimo e questa utilizzata nei dolci è fantastica anche per i bambini. Allora, abbiamo capito che più meno un alimento è manipolato e trasformato, e meglio è. Ci fai un esempio di come organizzi tu la tua spesa durante la settimana? Come fare per riuscire a, diciamo, fare la spesa senza diventare matti? Allora, regola numero uno, i cereali in chicco sono comodi, adesso soprattutto che arriva la bella stagione, anche chi va in ufficio e si porta la schiscetta, sono fantastici, perché tu li cuoci una volta alla settimana, sabato, la domenica, quando hai tempo, ne fai una quantità buona, che ti serva per te, per tutta la tua famiglia, lo metti in frigorifero e quando ti serve lo tiri fuori, lo condisci a piacere e lo utilizzi, pranzo, cena, schiscetta, come ti pare. Quindi monococco, segale e tutti gli altri cereali in chicco. Il riso, lo abbiamo detto, è basmati, glielo lasciamo là al Pakistan e all'India. E poi il sorgo, grande, in chicco, fantastico. Poi adesso che arriva la bella stagione, ci piace un sacco. La segale magari un po' più invernale. Quindi utilizzo tanti cereali in chicco. Le verdure, anche quelle, me le cucino magari a inizio settimana. E poi anche qui tante verdure utilizzabili facilmente, che si tagliano, anche verdure di stagione, le tagli, le tieni nel frigorifero, poi le utilizzi. Poi cos'altro mangio? Mamma, non mi viene in mente, quando mi fanno le domande, poi mi viene il panico, non mi ricordo più, poi fra 5 minuti me lo ricordo. Sempre così. Si usa la pasta, sicuramente, carne in casa, noi non ne mangiamo tantissima. Formaggi, cerco di prenderli anch'io, più che altro capra e pecora, perché sono quelli, uno che contengono una caseina di tipo diverso, quindi è una caseina meno infiammatoria per l'intestino, e due è perché è meno possibile, soprattutto se non industriali, che abbiano coadiuvanti all'interno. E poi cracker, biscotti, insomma tutto questo che è i più artigianali in assoluto possibili. Ci sono, non posso fare i nomi di marca, ma ci sono veramente dei bei prodotti che si trovano anche sul vostro sito e che hanno 3 ingredienti. La stessa cosa vale per
le tartellette, no? Al posto della galletta, quindi che hanno solo due o tre ingredienti, legumi secchi, perché li metto in ammollo e poi magari li congelo anche. Io cosa faccio? Li metto in ammollo, li cuocio e poi me li metto in frigorifero, in freezer, e li tiro fuori quando mi servono. Perché? Perché almeno non rischio lo zucchero che c'è invece in tutto, anche se è un barattolo di vetro. Quindi questi sono, se compro il pesce lo vado a comprare non decongelato e poi lo non decongelato me lo intero, perché anche lì ci sono gli sbiancanti, intero, sfilettato, e poi si mette direttamente, arriva a casa, in bio freezer. C'è un po' da sbattersi in casa, ma va bene, fai una volta alla settimana, poi ti automatizzi. Poi si può fare. Avevamo parlato invece anche delle farine a basso contenuto di glutine o addirittura senza glutine. Ci chiedono se le puoi ripetere così magari se certo. Le segnano. Allora, nel glutine vado per in scala dal più basso al più alto degli antichi. Allora, il monococco 3%, la segale è al 4%. Intorno all'otto abbiamo il farro di cocco, lo spelta e il turanico. Al 10 abbiamo la timilia, il rossello e il perciasacchi. Okay? Il solina è fra l'8 e il 10, che è un tenero, e la Maiorca, anche quello è un tenero, è fra l'8 e il 10. Poi c'è il Verna, che non è un antico, ma è il più accettabile dei finti antichi, è anche quello addirittura intorno al 6% di glutine. Quindi questi sono quelli, nel senza glutine, straordinario il sorgo in 100 grammi ha il 41% del fabbisogno quotidiano di ferro. La quinoa, c'è cioè della quinoa italiana meravigliosa, la varietà vichinga è in assoluto quella col più basso contenuto di saponine, tra l'altro coltivata nella zona della Romagna, insomma ormai si coltiva un po' dappertutto, però Romagna, Toscana sono le due zone più vocate, e quinoa italiana da preferire ma infinitamente a quella che viene da extra UE, anche quella piena di coadiuvanti, piena di sterilizzanti, piena di fungicidi. Invece questa almeno no. Mi sono persa la domanda. Ah sì, nei senza glutine, il sorgo, il teff, attenzione, fra il teff spagnolo e il teff africano, preferite quello africano di gran lunga, veramente di gran lunga, anche se fa un viaggio un po' più lungo, ma alla fine è meglio di quello spagnolo. Avena, fantastica. Anche qui poi c'è il problema del nickel, però è l'avena migliore in assoluto, arriva dalla Finlandia, anche dall'Inghilterra. Chiedono invece cosa ne pensi del cocco, che si trova anche in alimenti trasformati come il burro, latte e altre cose. Facciamo a scaffale proprio diretti. Uno, è un alimento che attraversa l'oceano come le banane, ma anche no. Allora, ti faccio questo esempio, se abbiamo 5 minuti e faccio questa roba. Allora, La banana, ma questo vale per il cocco e vale per l'avocado, vale per tutto quello che arriva da extra. Ma gli acidi grassi, porca miseria, da dove li prendo? Li prendi dalle noci italiane, li prendi dalle mandorle italiane, li prendi da quello che è italiano, li prendi dalla canapa, che nessuno considera, ma voglio dire, in Romagna ne abbondano le coltivazioni di canapa alimentare, ovviamente, decorticata sempre. Allora, la banana, o la stessa cosa vale per tutto il resto, vengono raccolti acerbi. Innanzitutto sono extra UE, quindi in extra UE sono ammessi pesticidi e fungicidi che in Europa non sono ammessi. Noi, le nostre aziende chimiche, le produciamo queste sostanze, non le usiamo sul territorio europeo, ma le vendiamo. Poi nel venderle, quelle persone che le hanno acquistate le utilizzano sui vegetali, che però poi tornano da noi e noi ci mangiamo. Quindi, uno, non sappiamo con cosa sono stati trattati quelle verdure, anche bio, e quella frutta anche bio, non lo sappiamo. Quando arrivano di qui, vengono raccolti acerbi. Quindi partiamo col dire che le proprietà nutrizionali di quel frutto non sono le stesse che troviamo pubblicate sui libri, perché quelle che troviamo pubblicate sui libri si riferiscono all'alimento ideale, ma non a quello che arriva sulla nostra tavola. Quindi da acerbo lo caricano la banana in particolare la caricano nelle casse, via aerea arriva in Italia, poi
sbarca da qualche parte, arriva un tir, le mette su un container e le porta, ma siccome sono verdi devono essere messe nei forni di maturazione e ci sono questi forni nei quali vengono inserite le banane, che nella migliore delle ipotesi viene utilizzata della CO2, ma quando proprio proprio ci va di lusso, che sono bio, altrimenti no, sono gas, gas non particolarmente gentili con l'alimento e con la nostra salute. Questa roba non è che si ferma alla buccia, va dentro la buccia e quindi ce la mangiamo tutta. La stessa cosa succede per il cocco. Perché io devo prendere un olio di cocco che arriva dallo Sri Lanka? Perché arriva da là, a volte confezionato là, altrimenti arriva di qui, dentro delle bocce, cioè delle contenitori che non sono di vetro, ma sono di plastica, e viaggia dallo Sri Lanka a qualche porto europeo, che non so quale sia, e viene tolto da questi bidoni, no? Da 100, 200, 300 litri, e portato in un'industria alimentare e lì trasformato, o finito di trasformare, oppure confezionato. Ma cosa ne so io di come è stato ottenuto quell'olio di cocco in Sri Lanka? Non lo so, a meno che io non faccia la valigia e vada là a controllare. Quindi abbiamo l'olio extravergine d'oliva, ne possiamo parlare quanto ne vogliamo, comunitario, non comunitario, italiano, ci sono tantissimi produttori italiani, ma proprio digito online, olio extravergine d'oliva Italia, piccoli produttori a Iosa, e utilizziamo quelli perché è un acido grasso fantastico. Poi non lo vogliamo l'olio perché non fa figo, non è di moda, olio di semi di canapa italiano, olio di semi di lino italiano, cioè tante altre alternative le abbiamo. Giulia chiede quale frutta si può comprare per i bambini. Cara mia, dipende da che zona, in che zona vivi. Allora, se sei fortunata e vivi in una zona in cui c'è della frutta o della verdura, che sia c'è qualche piccolo produttore che utilizza semi antichi, allora altrimenti è tutto GM. Quindi io personalmente, siccome conosco anche i metodi di conservazione di molta frutta e di molta verdura, io in casa la frutta non la compro. Cioè, ma forse no, ma neanche i miei figli, anche no. Ti faccio l'ultima domanda, che è quella di Chiara, che l'ha postata due volte, quindi la accontentiamo. Cosa pensi del kefir di latte e del kefir d'acqua fatti in casa con i granuli? Allora, kefir d'acqua sì, perché non si è cibato della caseina che è nel latte, quindi di latte no. Ma c'è qualcuno che ha tentato anche di farlo nel latte di capra, nel latte di capra, dice che il risultato non è eccezionale, però se è fatto sul latte di capra sì, se è fatto nell'acqua sì, se è fatto nel latte di mucca no. Monia, è stato un piacere averti nostra ospite qui a Macrolibrarsi Live, grazie mille per questa chiacchierata, e ricordiamo il tuo libro che uscirà appunto a giorni, che è La verità, vi prego, sul cibo. Vediamo anche la slide, il libro lo trovate anche su macrolibrarsi.it, potete digitare semplicemente il titolo oppure anche Monia Caramma sulla barra di ricerca di Macrolibrarsi, oppure lo trovate anche digitando macrogo.to/caramma, dove trovate appunto tutte le informazioni che brevemente oggi Monia ci ha illustrato. Quindi è una guida, un manuale di sopravvivenza alimentare proprio per riuscire a distinguere un alimento sano da un alimento invece che rientra fra quelli che sono definiti cibi spazzatura. Monia, non so se tu sei sui social, se vuoi lasciare... Allora, il titolo del libro è il nome della mia community, quindi è una community chiusa, quindi ci sono tre domande alle quali chiediamo la risposta, anche semplice, non serve articolarla, anche qui. E quindi Monia Caramma trattino La verità vi prego sul cibo è il nome della mia community, e lì facciamo quella che chiamiamo alfabetizzazione alimentare. Quindi tutte queste informazioni le diamo gratuitamente, liberamente, sulla community. Credo che ci iscriveremo in tanti. Grazie ancora Monia Caramma. Grazie a voi, davvero tanto. E a tutti voi che ci avete seguito, un buon proseguimento e buona giornata. Grazie a tutti, grazie. Arrivederci. Grazie.